Grazie che siete venuti così numerosi, sarà contentissimo di Nicola di vedere tutti i suoi amici di Sassesi. Alcuni non li riconoscevo, ma non perché loro sono cambiati, ma perché mi sono rincoglionito. E ci fa molto piacere perché è la seconda volta che viene a presentare il suo libro al Salotto Illuminato. Lo aspetteremo con un'altra chicca che mi ha appena detto. Volevo dire, il signor Gardini sta facendo la ripresa della conferenza, dell'incontro, e lo possiamo trovare su Salso ieri e oggi, per cui chi lo volesse vedere visita questo su YouTube, io lo sposterò poi sul canale del Salotto Illuminato. Passo la parola al sindaco, che sono molto contento che sia venuto. Un ringraziamento all'organizzatore che è stato illuminato, un ringraziamento al nostro ospite Nicola Calatopoulos, è un piacere vederlo. Vi ha raccontato un aneddoto: noi ci siamo conosciuti molti anni fa, quando eravamo appassionati scacchisti, non dico da ragazzini ma quasi, con il mitico Roberto Cavalca. Era ad Annunzio, ci trovavamo lì, era sera, giocavamo a scacchi. Poi... Ah, ma ho capito, allora sei sindaco! Successo, diciamo, adesso anche scrittore, ed è uno dei tanti salsini che si è fatto poi largo nella vita, portando avanti il nome della nostra città. E poi, come tutti i salsini, fa molto piacere tornare poi all'origine. Questo sì. Nicola senz'altro può confermare, quindi lascio poi la parola a lui, senz'altro è molto più interessante di quello che devo dire io. Grazie. 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 Guardate che mi sono scritto una traccia, perché non è che... No, la prima cosa, adesso troviamo la distanza del microfono. La prima cosa che noi dobbiamo fare è un grande applauso, un ringraziamento a Roberto Tanzi, che doveva essere qui con me stasera a parlare di testimoni e facce, identikit, adesso capirete perché, ma è caduto nell'adempimento del suo dovere, che è quello di patrocinare la cultura, promuovere dibattiti. È il valore aggiunto del Salotto Illuminato. Comunque, grazie a Roberto Tanzi. Niente di grave, penso si possa dire, ha avuto una colica renale, poverino, non vorrei dire. Quindi, ecco, grazie naturalmente al Salotto Illuminato per avermi invitato e per aver organizzato questa serata. Tra l'altro, Salotto Illuminato, un nome che mi fa impazzire, perché ha dentro intanto un che di apparentemente esclusivo. Il salotto è qualcosa di ovattato, ma illuminato è la cosa veramente più bella. Illuminato è un termine che mi porta alla memoria l'illuminismo. Kant è uno dei più grandi filosofi della storia della filosofia. In un suo famoso scritto, uno dei suoi più famosi, che è La lettera sull'illuminismo, sostiene che l'uomo ha dentro di sé la forza per uscire dallo stato di minorità, lui la chiama proprio così, che deve attribuire a se stesso, cioè è attraverso la lettura, la conoscenza, la cultura che noi possiamo elevarci. Questo era il suo insegnamento nel momento in cui lui parlava di illuminismo. Ecco perché Salotto Illuminato mi piace, perché ha dentro questo richiamo a qualcosa che sta sopra di noi, che noi riusciamo ad attingere e che ci serve poi per elevarci. Il nostro scopo questo. Prego? È il nostro scopo. Ecco. Quindi è un luogo non aristocratico, un salotto illuminato, ma aperto a chi si predispone con questa apertura d'animo, apertura mentale. Allora, questo è un inizio di presentazione che vuole essere
In un primo momento affabile, discorsiva, con dei ringraziamenti a chi non è potuto venire, ma poi diventa quasi shock, parlando di filosofia, di Kant, rischia, scusate la parola, di rompere quelle cose lì che ben conoscete, anche perché, secondo uno studio recente, la soglia di sopportazione si è notevolmente abbassata. Pensate che i ragazzi di oggi non riescono a vedere una partita di calcio per intero, non riescono a stare 90 minuti, e parliamo di una partita di calcio, in teoria, dov'è Giancarlo Rocca, il mio grande allenatore? Ecco, Giancarlo, oggi i ragazzi sono in un tale stato, e la nostra società è così cambiata, non riescono a vedere una partita di calcio, si annoiano. E mentre la guardano fanno dell'altro, guardano il telefonino, la compulsano, eccetera. Allora io mi chiedo, ho cominciato il mio giro di presentazioni di Testimoni Imperfetta e ho immaginato un percorso per parlare di questo libro e mi sono chiesto cosa devo fare per tenere alta questa soglia d'attenzione, oppure quanto deve durare la presentazione di un libro che rischia di scocciare proprio per non infastidire chi è venuto sfidando il caldo, dopo il lavoro, sottoponendosi a un disagio. Vogliamo aggiungere disagio a disagio? No. Allora, innanzitutto, nelle mie presentazioni, tranne stasera che era presente Roberto per una questione di personale amicizia, ho eliminato la figura del dialogante. Che cos'è? Chi è il dialogante? Il dialogante è quel presentatore professionista che si siede vicino all'autore e racconta all'autore la poetica del romanzo dell'autore che l'autore non sa. Pretende di spiegare all'autore qual è il segreto del libro che l'autore ha scritto. Io ho avuto, presentando il mio primo libro 3 anni fa, delle esperienze meravigliose. Una volta a Perugia, nell'organizzazione dell'evento, era previsto che ci fosse un dialogante che mi dava una mano e mi introduceva. Io arrivo a questa presentazione, il dialogante mi si fa incontro e mi dice: ah, buongiorno, io il suo libro non l'ho letto, faccia così, parli lei e poi mi faccia delle domande. Cioè, voi capite che il grado di cialtroneria della gente è meraviglioso, quindi io non solo mi sono trovato da solo, ma non è un problema, sono abituato, ma mi dovevo preoccupare anche di fargli delle domande semplici perché lui non aveva letto il libro, per non metterlo in difficoltà. Quindi questo è stato meraviglioso. Allora, io ho deciso quest'anno, per scocciare meno, di abbreviare i tempi. Non ci sono dialoganti che mi insegnano la poetica. Mi viene in mente una meravigliosa intervista di Miró che, incalzato da un giornalista che gli chiedeva: ma le tue facce, i tuoi disegni, ma cosa c'è dietro? Ci deve essere qualcosa? Miró gli ha detto semplicemente: guarda, io vedo la vita così, ho delle visioni, non faccio una ricerca, mi vengono così. No, ma non è possibile. Allora Miró ha detto: guarda, lei scriva quello che vuole delle mie facce e delle mie visioni, a me va bene, io gliel'ho detto, poi lei faccia quello che vuole. Quindi andiamo, proprio perché se no predico bene e razzolo male, andiamo a parlare di questo libro. Siamo nella maggiore casa editrice italiana, immaginate la Mondadori, sono 6:30 di sera. Una editor, l'editor è quella figura nella casa editrice che prende il manoscritto dell'autore e con l'autore comincia un dialogo sulle incongruenze che eventualmente ci sono nel testo, sugli errori. Il lavoro dell'editor è veramente fondamentale perché in teoria, se riesce a instaurare un buon rapporto con l'autore, il testo ne esce migliorato. Allora, una editor della più grande casa editrice sta lavorando, sono 6:30 di sera, siamo prossimi al Natale, e sente un urlo forte, un urlo disumano, un urlo agghiacciante. Corre fuori,
perché ha riconosciuto in quell'urlo la voce di una donna. Pensa che questa donna possa avere bisogno. E quando si sta avvicinando verso la stanza, il luogo da cui è partito questo urlo, ne sente un altro. Il secondo è più basso, è più fioco, la voce non è così potente. Nel primo c'era sorpresa, nel secondo c'è rassegnazione, disperazione, come se la vittima in qualche modo avesse capito che per lei è arrivata la fine. L'editor entra, spalanca la porta e vede purtroppo una giovane ragazza sdraiata per terra con la faccia completamente spapolata, rovinata, il sangue per terra, urla entrando nel tentativo di distrarre l'assassino. L'assassino la guarda, lui guarda lei, poi lei scappa. Ovviamente non è che si può mettere a combattere con uno che ha tra l'altro in mano una cosa che lei non riesce a identificare bene, una statuetta, un martello, qualcosa che lui ha usato per colpire questa ragazza sulla testa. Lei scappa, ma lo guarda in faccia per 3 secondi e lui guarda in faccia lei. Adesso facciamo un esperimento sociale, ho bisogno del vostro aiuto. Guardate per favore in faccia il vostro vicino per 3 secondi e poi distogliete lo sguardo. 3 secondi. Beh, i commenti sono bellissimi per te. C'è un volontario? Voi? Voglio fare questo esperimento. Uno che venga qui. Dai Maurizio, vieni qua. Vieni. Dai, siamo fra di noi. Tu hai guardato. Tu hai guardato in faccia il tuo. Sì. Se no. Erano due signori. No, aspetta. Tu tienilo per te. Lei guarda la persona. Sì. Perfetto. Però. Guardate in faccia una è giustamente una persona. Sì, allora, per cortesia, tu non guardarla, guarda me, che sono bello. La persona che ha guardato Maurizio può alzarsi in piedi, tu non guardarla più. No. Non guardarla. No. Quando vi siete visti la faccia di Maurizio, vi sarete spaventati. Allora, lei stia lì, Maurizio, io sono il commissario, ok? Arrivo sul luogo del delitto. Non esiste niente a mio favore di questo. Allora, io sono il commissario Farina. Vengo chiamato perché la zona di competenza è la mia. Corro e mi dicono che è stata uccisa una ragazza che è una dipendente della Valerba Editori. Ma siamo stati fortunati, se di fortuna si può parlare, nei momenti in cui c'è un omicidio, c'è una testimone oculare. Cioè è quello che uno che fa le indagini, polizia, carabinieri, vorrebbe avere nella sua vita. Perché voi capite che partendo dall'interrogatorio di un testimone oculare, siamo a metà dell'opera. Allora, io sono il commissario Farina, tu sei la nostra testimone oculare, e ti chiedo, può descrivere la vittima? Sì, i capelli mossi, non lunghi, una faccia carina. Sì. Ma non è un concorso di bellezza. Che cosa è? Piacevole, va bene. E sì, potrebbe si fa un ritratto. No, ma tu non sei un disegnatore. Cioè io c'ero. Sì, che cioè, poi non ci conosciamo. Meglio, se no sarebbe stato troppo facile. Ecco, ma ti ricordi la forma degli occhi, il colore degli occhi? Accordata, colore degli occhi castano, capelli... Ma gli occhi perché li hai potuti vedere? Allora, possiamo andare avanti, no? Girati pure. Questa è la... Che cosa?
mica facile. Non è facile. Non è facile. No. Non è facile. Allora, Maurizio descriveva una persona con i capelli mossi, la persona che si è alzata aveva i capelli lisci. No, i capelli mossi. Era lei più sì. Va bene. No, ma non è. Maurizio è stato bravissimo. Quello che io volevo semplicemente significare con questa cosa è la difficoltà, ovviamente, nel riconoscere una faccia, soprattutto nel momento in cui vi si chiede di farlo in seguito a un trauma, un testimone o una vittima che hanno visto qualcosa di violento, un omicidio, un'azione violenta, ovviamente subiscono un trauma. Poi ci sarà una persona che a sorpresa è venuta qui e che ci aiuterà a capire certe cose. Adesso provate a fare questo sforzo di pensiero. Il commissario interroga la vittima, interroga, è brutto anche dire interroga, cerca di instaurare con la vittima un rapporto di empatia e le chiede di descrivere la faccia. Abbiamo riportato nella copertina una parte di quattro righe che troverete, chi vorrà leggere il libro troverà dentro. L'ha visto in faccia? Chiede il commissario. La testimone risponde sì. Può descrivermelo? La testimone risponde no. Come no? Devo stare attento e pondero le parole per non rovinarmi il piacere della lettura. Allora, sono due i casi per i quali la testimone a domanda può descrivere il volto dell'assassino risponde di no. O perché è confusa, un po' come Maurizio, ma Maurizio è stato bravissimo. Ovviamente lui non guardava in faccia un assassino, ma una sua vicina, non ha subito uno shock emotivo. Ok? Ma se noi andassimo in fondo, Maurizio probabilmente non sarebbe in grado di darci tutti gli elementi per ricostruire il volto della sua vicina. Quindi il commissario immagina che la testimone abbia subito un forte stress, un forte trauma da stress. Ma c'è un secondo motivo, che è quello per il quale la testimone non è in grado di riconoscere i volti. La testimone, ve lo dico perché tanto è una cosa che si scoprirà presto, ma ci serve nella discussione, soffre di un deficit percettivo che si chiama prosopagnosia, un nome che deriva dal greco come quasi tutte le cose in medicina, che significa letteralmente impossibilità di riconoscere i volti. Che cos'è la prosopagnosia? Chi soffre di prosopagnosia, e in Italia si stima che 1,5 milioni di persone soffrano di prosopagnosia, non è in grado di riconoscere le facce. Quando vede una faccia, la vede come una faccia assolutamente normale, non la vede travisata, trasformata, deformata, vede una faccia normale. Ma basta che non guardi più in faccia quel volto per un paio di minuti, 2, 3 minuti, si volti faccia dell'altro e quella faccia non vi tornerà più in mente. È come se la vedesse per la prima volta. Però secondo me durante il trauma uno memorizza più la faccia di una persona durante una... Sì, ma qui qua, io no? Ti sto dicendo un'altra cosa. Sì, sì. Qui, cioè nello shock secondo me pacca, non sì. No? Chi soffre di prosopagnosia, shock o non shock, sì, sì. Non ha un deficit proprio nella sua mente che non riesce poi a elaborare la forma delle facce. Allora, voi capite che non vi parlerò più della trama, dopo parliamo un attimo dei personaggi per non levarvi il piacere di farlo, ma il commissario che è arrivato convinto di risolvere in qualche ora l'enigma, perché c'era una testimone oculare,
si troverà di fronte a una realtà completamente diversa. E dovrà in qualche modo sfruttare le abilità della testimone, per questo il libro si chiama Testimone imperfetta, perché è una testimone che non può riconoscere l'omicida, quindi in qualche senso ha dentro di sé un'imperfezione, poi cercheremo di capire ancora meglio. Ce la farà dare una mano al commissario? Lo vedremo. Questo ragionamento mi porta a parlare di un mestiere straordinario. Io sono convinto che la letteratura, e per letteratura intendo la creazione di opere di ingegno, un romanzo, senza parlare di Petrarca o di Dante, eccetera, eccetera. Parliamo di una letteratura anche, una letteratura minore, insomma. Ecco, io penso che la letteratura sia la prosecuzione del giornalismo con altri mezzi. Clausewitz sosteneva che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi. A me è piaciuto, sempre piaciuta questa frase qua, l'ho mutuata per spiegare quello che secondo me è l'opera di chi si mette a scrivere un romanzo. Perché la prosecuzione del giornalismo? Perché il giornalismo è attenzione a quello che succede, ai fatti, alla cronaca. La letteratura prende spunto da questo e elabora. Il giornalismo fa un tipo di operazione che va dall'alto al basso. La letteratura fa esattamente il contrario, cioè vuol dire dall'alto al basso, nel senso che dato un fatto viene chiesto al giornalista in 30 righe di sintetizzarlo, di dare la sua spiegazione, oppure in un servizio televisivo in un minuto e mezzo, due minuti di raccontare. Quindi sintesi, necessità di sintetizzare, di capire e di spiegare sintetizzando. Chi scrive un romanzo fa esattamente l'opposto, parte da un'idea, l'idea poi vola via, i personaggi crescono, sfuggono alla penna dell'autore, la storia fa delle curve a gomito, poi trova dei rettilinei inaspettati. Ma la base di partenza è qualcosa di estremamente reale. Allora, io ho cominciato a fare il giornalista nello sport, lo sapete, ho fatto 25 anni alla redazione sportiva di Mediaset, poi sono passato alla cronaca, nella struttura che si chiama News Mediaset, che è quella in prima linea nel far partire i giornalisti per fare servizi su terremoti, attentati, pezzi di cronaca più svariati. Nel 2017 ci fu un caso di cronaca che scioccò enormemente l'Italia. Non so se ve lo ricordate, il branco di Rimini, cioè un gruppo di giovani, solo il capogruppo era un maggiorenne, gli altri erano dei ragazzi minorenni, a Rimini, in piena estate, così per divertirsi, trovarono sulla battigia una coppia di giovani polacchi, due fidanzati polacchi, picchiarono brutalmente lui e violentarono brutalmente lei. Poi, non paghi, continuarono il loro ride, trovarono una transessuale peruviana, la picchiarono e la violentarono. Questo fatto ovviamente gettò tutte le redazioni in uno stato di grande agitazione, è un fatto brutto, grosso, a parte quello che è successo alle povere vittime, c'era un gruppo di pericolosi criminali ancora in giro. Una persona, una poliziotta, interrogò, e anche qui non voglio usare il termine, che è sbagliato il termine interrogò, entrò in contatto con la transessuale peruviana, che si mise a sua disposizione, parlò con questa persona per più di 6 ore, senza cellulari, senza sollecitazioni esterne, e dal racconto
di questa testimone riuscì a ricostruire il volto dello stupratore di Rimini, di Gerlin Mutungu, l'unico maggiorenne capobranco, che paragonato alla fotografia di Gerlin Mutungu, il disegno di questa poliziotta era fedele al 98%. Quando abbiamo finito qui, poi per vostro piacere personale, andate su internet e digitate stupratori di Rimini, Mutungu, tutto quello che volete. Vi viene fuori questa foto che è straordinaria, una faccia divisa in due, una parte è una fotografia, l'altra è l'identikit ricostruito da questa poliziotta, ma attenzione, sarebbe già un'impresa straordinaria disegnare quella faccia al 98% di rispondenza con la fotografia davanti. Cioè, io che faccio, quando disegno faccio gli omini a spillo, ho una considerazione altissima per chi sa usare le matite, i pennelli in questo modo. Quindi sarebbe stato difficile copiare una fotografia. Voi immaginate il lavoro che ha fatto questa poliziotta parlando con una vittima che aveva subito una violenza. Quindi l'opera per tirare fuori quello che questa persona aveva dentro e trasformarlo in un identikit, per me è qualcosa di straordinario. Allora, grazie all'identikit fatto da questa poliziotta, nel giro di pochissimo tempo Gerlin Mutungu è stato arrestato, stava cercando di scappare, la polizia naturalmente, il disegno è stato mandato a tutti e grazie al disegno hanno identificato e arrestato questo rapporto. Ecco, perché vi dico questo? Perché in Testimoni Imperfetta voi troverete tutto il discorso che sta dietro alla realizzazione di un identikit, a questo tentativo di recuperare la memoria che si diverte a ingannare chi ha subito dei traumi. Ma la cosa più bella, ed è un regalo che non io, ma questa poliziotta fa a voi oggi, è che senza che io lo sapessi, questa poliziotta è qui con noi stasera. Elena Pagani, prego. Grazie. E tu mi hai colto di sorpresa, io non mi aspettavo che lei venisse anche perché era a 350 km da qui. Ah, non è a fare cura. Ah, come? Non è a fare cura. No, non è a fare cure. Da allora ovviamente io ho seguito in maniera più approfondita il suo lavoro perché le ho scritto un messaggio, ci siamo conosciuti, ci siamo presentati. Chi scrive un libro si deve documentare, quindi mi sono documentato tanto sulla prosopagnosia, della quale non sapevo l'esistenza. Sapete chi è il malato più famoso di prosopagnosia che non riconosce il volto? Brad Pitt. E quello è anche una sfiga, perché voi immaginate chi ha vicino Angelina Jolie e non la riconosce, quella è abbastanza sfiga. Ma detto questo, no, Enrica Bonaccorti soffre di prosopagnosia. Ecco, ma questo è il mio ciclo. Ho cominciato a frequentare i seminari di Elena, le sue conferenze. Ho letto un libro che vi consiglio, memorabile, che si chiama Ladri di facce. Pensate solo al titolo, cioè chi fa l'identikit è in qualche modo una persona che cerca di rubare le facce. Allora, io non sapevo che Elena sarebbe venuta stasera, quindi mi ha fatto una enorme sorpresa. Elena, ma, e poi torniamo al libro e chiudiamo, perché vi avevo promesso di non fare una cosa troppo lunga. Vuoi raccontare, senza entrare nei dettagli, che cosa deve fare un disegnatore anatomico? Elena è
laureata alle Belle Arti di Brera. Ovviamente poi ha fatto tutto anche un altro percorso. Per diventare disegnatore anatomico, disegnatrice anatomica, devi avere una laurea all'Accademia delle Belle Arti di Brera. Quindi è un maestro d'arte, prima ancora che una polizia. Innanzitutto, che cosa c'entra il disegno artistico con la polizia? Buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere qui. Non è mia abitudine apparire al pubblico perché il mio, come ben sai, è un lavoro assolutamente riservato, tenuto nascosto la mia personalità, il mio nome, da 30 anni dal Ministero dell'Interno per ovvi motivi di riservatezza e di sicurezza della mia persona. Per il caso che hai citato tu, naturalmente il caso di Guerlain Mutungu, cui la ricostruzione anatomica è valsa naturalmente un 98,7% di verosimiglianza. Lo Stato. Lo Stato, di fronte a un record del mondo, non ha potuto dire far finta di niente. Quindi insomma, è un onore insomma, portare avanti sempre altri ideali di giustizia, di legalità e di servizio allo Stato e alla cittadinanza. Dove è nato tutto questo? Io sono nata artista, sono nata pittore, fin da piccola ho seguito questa strada e parallelamente ho seguito proprio questa vocazione proprio di rendere un servizio alla cittadinanza. Come farlo? Attraverso gli strumenti che avevo acquisito durante questo lungo viaggio nel mondo dell'arte. Ho lottato per 30 anni perché questi risultati sembravano impossibili da raggiungere, ma se stiamo cercando risultati diversi dobbiamo usare tipologie investigative diverse. Questa è stata una strada sofferta, estremamente faticosa, lo è tuttora, perché insomma io vedo solo cose tremendamente brutte, però insomma è necessario per portare a casa un risultato che possa concedere giustizia alla vittima. Ecco, quindi questo è quello che intimamente sento di poter offrire. Immagino la infinita soddisfazione quando il disegno si compone proprio per quello che hai detto, cioè tu vuoi dare soddisfazione alla vittima, quindi credo che ci siano poche soddisfazioni. Ecco perché vi parlavo di un mestiere veramente complicato, difficile, nel quale entrano in gioco tutti i sensi, non è solo tecnica, non si tratta di fare un disegno, ma per esempio entrare in empatia con la vittima per farsi dare delle informazioni che alla volta la vittima, suo malgrado, ti dà in maniera sbagliata, presuppone tutto un percorso complicato. Estremamente complicato, e se mi consenti Nicola, vorrei rispondere al signore che si è reso gentilmente disponibile per questa piccola dimostrazione. Il signore diceva prima, ma insomma nel momento che uno è testimone di un evento altamente scioccante come può essere un omicidio, lui diceva, è come se avesse un flash che diciamo congela quella movimentazione, quell'attimo, in modo da poterselo ricordare bene. È esattamente il contrario. Nel momento, glielo posso dire con 33 anni di esperienza nel mondo criminologico violento, insomma, quindi nel momento che una persona improvvisamente è coinvolta in condizioni di violenza estrema, conseguenza di paura per la propria incolumità, tutto l'apparato nervoso, emotivo e sensoriale si altera completamente. Per cui ci sono persone che, alcune vittime, e succede molto spesso, si rendono assolutamente disponibili, come nel caso della nostra Martina Saggesi, per poter contribuire per la ricostruzione anatomica del volto, ma hanno alla fine un'incapacità, al di là visiva come in questo caso, ma proprio emotiva nel ricordare esattamente quello che hanno visto. Il corpo, la mente, i ricordi, le emozioni, proprio la sensorialità. E non mi riferisco solo alla vista, mi riferisco anche all'udito, all'olfatto, al tatto, si scompongono nell'immediatezza. Per cui per quanto riguarda me, molte cose
come la nostra protagonista, non verranno dette, ma chi fa questo lavoro deve avere la capacità di escludere, di arrivarci con altre investigazioni e altri dialoghi, anche per esclusione di altri dettagli. Quindi è un lavoro estremamente complesso. Spero di essere stata esaustiva per quanto riguarda la risposta, è proprio la convinzione del Signore che lui ha detto: sono sicuro, al mondo di quello che vediamo, di sentiamo, non c'è mai niente di sicuro, soprattutto qui. Grazie. Grazie. Ma non perché sia qui, perché abbia avuto modo di conoscerla in maniera approfondita in questi 4 anni, ma è veramente un patrimonio della nostra nazione. E mi piacerebbe che un domani venisse proprio a Salso a fare una lezione del suo mondo, perché è qualcosa che voi non avete nemmeno un'idea. Adesso lei ha fatto un accenno di quello che è il suo lavoro. Io ho assistito a sue giornate di studio, di rappresentazione con casi che non si è inventata, ma che sono effettivamente accaduti e che lei è stata chiamata a risolvere grazie alle sue abilità, e sono cose di un interesse veramente straordinario. Quindi magari un domani organizzeremo qui a Salso un incontro in cui la protagonista è lei. Andiamo verso la fine, perché non voglio poi, se qualcuno ha qualcosa da chiedere anche a Elena, noi siamo qua. Grazie, posso lasciare? Sì, come vuoi. Sì, sì. Grazie. Allora, i personaggi che sono i protagonisti di un romanzo secondo me funziona, ma non secondo me, un romanzo funziona se i personaggi funzionano, se hanno qualcosa da dire. Vi accenno solo al carattere dei due protagonisti e poi andiamo alla frase che vi ho scritto sui libri, perché ha una storia molto bella. Martina Saggesi è la testimone, quella che ha visto l'omicidio. Voi immaginate il senso di frustrazione di questa ragazza che ha assistito a una cosa clamorosa e non può dare il suo aiuto per risolvere il caso. Cioè è una cosa che ti butta in uno stato di frustrazione clamoroso. Quindi Martina Saggesi tutta la vita, perché la prosopagnosia può essere acquisita in seguito a incidenti, cioè, voglio entrare adesso nei tecnicismi, oppure può essere una cosa che uno ha fin da piccolo, dall'infanzia, può essere ereditaria. Quella di Martina soffre di prosopagnosia fin da bambina, quindi fin da bambina ha dovuto mettere in campo tutta una serie di escamotage per poter vivere, per poter stare in mezzo alla gente. Perché provate a immaginare la vostra vita senza quella che è la cosa più banale che abbiamo noi, cioè riconoscere chi conosciamo, chi lavora con noi, la nostra fidanzata, il nostro fidanzato, i nostri amici. Nelle forme più gravi, chi soffre di prosopagnosia non riconosce se stesso allo specchio. Quindi voi provate a pensare di che cosa stiamo parlando. È una malattia che viene scambiata per una forma di autismo. Sono tantissimi medici che non sanno riconoscerla. E quindi chi ha questo tipo di problema è costretto a inventarsi degli espedienti per poter vivere nella vita di tutti i giorni. Quindi se vado a lavorare, so che quello che sta vicino a me, che ha il naso lungo, le orecchie staccate dalla testa, è biondo, è pelato, ecco, io mi formo un identikit con delle caratteristiche particolari della persona per poter, quando la vedo, dire: ciao Carlo, come stai? Ecco, qual è la conseguenza di una cosa del genere? Se io avessi la prosopagnosia, oppure se qualcuno di voi avesse la prosopagnosia, qual è la scappatoia più semplice? Sentirsi vittima, dire: ma perché doveva capitare proprio a me questa cosa?
piangersi addosso. La nostra protagonista è tutt'altro, è quasi contenta, è un paradosso, di avere la prosopagnosia, perché le dà la possibilità di vedere persone sempre nuove, nonostante siano le stesse persone vecchie di tutti i giorni. Pensate a dove può arrivare la voglia di superare un problema. È una donna fortissima, una figura bella, positiva, nonostante questo handicap, questo deficit che ha. È una donna anticonformista, non fa sconti a nessuno, è una editor, quindi gli autori che finiscono nelle sue mani sono finiti. Lei sostiene che è l'autore a dover dimostrare a lei che ha qualcosa da dire, che ha qualcosa da scrivere. Non è lei che deve aggiustare il testo dell'autore per pubblicarlo. Quindi, ecco, voi capite che tipo... Martina incrocia il suo destino con quello del commissario Farina. Farina è un nome che ci ricorda qualcosa di impalpabile, no? Che con un soffio si alza e si appoggia da un'altra parte, un poco più in là. Qualcosa di impalpabile. Perché è impalpabile il commissario Farina? Perché è appassionato di filosofia. E che cos'è la filosofia? È la nostra predisposizione alla riflessione, a farci delle domande. Essere filosofi non significa conoscere la storia della filosofia come ce la insegnavano al liceo. Non importa, non è quella roba lì la filosofia. La filosofia è l'attitudine che abbiamo dentro ognuno di noi a riflettere sulle cose del mondo. Il commissario Farina, perché dovevo trovargli delle caratteristiche che lo rendessero un po' particolare, ha addirittura esasperato questa sua idea di approfondire la realtà e ha elaborato delle teorie buffe, pronte all'uso ogni volta che succede qualcosa. Quindi la sua teoria è meglio riflettere prima su quello che potrà succedere, niente, questo è un'opera veramente difficile, tenere questo coso in piedi, è meglio riflettere prima per avere una teoria pronta all'uso. E grazie, è la sua gioia, la sua felicità, la sua euforia, e quando nel mezzo di un'indagine che ha sconvolto l'Italia, che è su tutte le prime pagine dei giornali e delle televisioni, e lui passerà anche un momento di difficoltà nell'avvicinamento alla risoluzione dell'indagine, lui è contento, anche se viene bersagliato, criticato, perché aveva previsto che sarebbe stato bersagliato e criticato, perché le sue teorie erano fondate, e quindi è un piano completamente diverso. Allora, quando si scrive un romanzo, succede, e fa molto piacere a chi lo scrive, che nelle presentazioni le persone, avendo acquistato il suo libro, poi chiedano una dedica. Alle persone che l'autore conosce può anche pensare a una dedica magari un poco più personale, un po' più particolare, ma io mi sono chiesto, io voglio lasciare non solo alle persone che non conosco, ma come vedete sono cose che vanno fatte piuttosto velocemente, quindi nonostante io sia un genio, questo è acclarato, non è che posso, ecco, tutte le volte. Allora, ho pensato a una frase che sintetizza il carattere di Martina Saggesi. Martina Saggesi a un certo momento dirà: se si pretende da me che io riconosca l'assassino, non posso farlo, e quindi sono una testimone inaffidabile, se pensate che io possa essere una testimone. Sono una testimone imperfetta, ma chi non è imperfetto di noi? Chi non lo è? Chi non ha? Ognuno di noi, chi non ha delle imperfezioni? Allora, Leonard Cohen, che è uno straordinario cantautore, poeta canadese morto ormai 8 anni fa, che oltre a comporre delle canzoni meravigliose ha trattato temi molto importanti, la religione, l'isolamento, la depressione, eccetera, eccetera, ha scritto una frase in una canzone che è meravigliosa. C'è una crepa
in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Questa è la frase che voi troverete sulla prima pagina del romanzo ed è la frase che io porto in giro alle presentazioni e che voglio lasciare sui libri, sui tomi che firmo, proprio perché quello che sintetizza, secondo me, è la morale, la filosofia che c'è in questo romanzo e quello che secondo me è l'approccio corretto alla vita. C'è un'arte giapponese che si chiama Kintsugi che conserva i cocci delle cose rotte, delle cose che cadendo per terra vanno in mille pezzi, le conserva, le riassembra. E sapete che cosa fa quest'arte? Una volta riassemblato il coccio, evidenzia le crepe con l'oro, per esempio, o con dei metalli preziosi, quasi a significare che la crepa e delle crepe non ci dobbiamo vergognare, ma le dobbiamo accogliere, le dobbiamo fare nostre, da lì dobbiamo partire perché è da lì che entra la luce e che poi si diffonde. Allora, se qualcuno vuole fare, in assoluta, qua siamo fra amici, ecco, io qua mi sento veramente fra amici, non sa delle curiosità, ma soprattutto non a me, ma se ha qualcosa da chiedere anche a Elena che ci ha fatto il regalo di venire qui. Volevo fare una domanda alla dottoressa Elena. Io invece volevo fare una domanda. Posso aspettare? Sì, quando si subisce uno shock, nel caso appunto di un delitto di violenza, la mente razionale praticamente modifica, voglio dire, la mente irrazionale invece rimane intatta, nel senso mi hanno sempre insegnato che la mente razionale fotografa tutto. Lo shock arriva a toccare anche la parte irrazionale del nostro cervello? Sì, da quello che dice la medicina psichiatrica. La paura, il dolore fisico, come ad esempio è stato nel caso che ha citato prima Nicola, ha fatto veramente da padrone, ma penso che valga per tutti. Nel momento che una persona è sottoposta a una situazione che non si aspetta, di estrema violenza associata alla paura, tutto si altera, esattamente come ho detto prima, per cui può succedere di essere convinti di aver visto in questo caso dettagli, particolari, espressioni, ma magari non è così. O viceversa, si dimenticano determinati dettagli che poi con un'indagine approfondita, un colloquio specifico e anche ad esempio con la valutazione della gestualità, delle espressioni mimiche facciali, dei colori che vengono scelti durante l'intervento grafico, tutto può aiutare per trarre indizi che tutti insieme compongono un puzzle estremamente difficile da comporre, che deve essere ovviamente il più attendibile possibile. Io non faccio il mago e se a conclusione di un incontro, come ad esempio è stato quello con la seconda vittima sessuale, quella tragica notte, se mi rendo conto che non ci sono informazioni sufficienti per dare una credibilità concreta, oggettiva, scientifica, perché la polizia scientifica dà risposte tecniche scientifiche, naturalmente si dà atto che non ci sono le basi per poter proseguire. Ma questo dipende fino a un certo punto da me, perché ripeto, non faccio il mago, e dipende soprattutto dalla persona che sta collaborando. Quindi sono lavori estremamente impegnativi e difficoltosi da iniziare, da proseguire e soprattutto da concludere, proprio per questo sfasamento totale, sensoriale ed emotivo di chi assiste o addirittura non solo il testimone, ma addirittura la vittima patisce. Che poco le volte però anche io guardo.
facendo gli enti fide, qualcosa esce da poter fare. Qualcosa esce, bisogna sapere da che parte iniziare. Volevo darvi così un'informazione, una curiosità cinematografica. Si vede sempre, no? Scusate, ho visto dalla cristallo, ragazzi. Si vede sempre, no? I polizieschi, i CSI, Miami Vice, no? Che c'è da fare un identikit, già la parola identikit stona molto perché non è un collage, perché non viene fatto con le macchine, almeno io non affronto questo discorso, e anche il nostro commissario si avventurerà in questa strada meravigliosa. È proprio una ricostruzione tecnica anatomica. Ogni vittima o testimone ha una memoria ovviamente sua e parte tante volte anche da quello che si ricorda di aver visto, ma dalle sensazioni che ha provato durante l'avvicendamento. Quindi decodificare delle sensazioni, delle impressioni, degli odori da includere o da escludere su una ricostruzione anatomico-facciale, insomma, è una cosa estremamente complessa. Sì. Ultima curiosità, lavora da sola o lavora da sola, sì, oppure con un nutrizionista, un psicologo anche? No? Assolutamente, io lavoro da sola, completamente da sola, sempre in un ambito assolutamente riservato e comunico esclusivamente io in maniera diretta sia con la vittima che con il testimone. Anche se sono stranieri, come nel caso della transessuale peruviana del caso di Rimini, non mi avvalgo nemmeno della collaborazione di un interprete. Voi richiederete, ma come si fa? Senza nulla togliere alla squisita professionalità degli interpreti, in una comunicazione così diretta, così delicata, così aleatoria, è facilmente disperdibile e facilmente si può contaminare e soprattutto non è ripetibile, la mediazione e l'espressione da una lingua all'altra con un'altra persona che traduce può far perdere informazioni importanti. Qui c'è da aggiungere anche questa difficoltà quando la persona è straniera. Non è un lavoro, è un lavoro di grande pazienza e moderazione. Io invece riconosco le andature delle persone che conosco, però le ho conosciute da sola. Posso fare la mia domanda? Sì, che riguarda testimone imperfetta. Io ho avuto già il piacere e l'onore di leggere e di concludere questa brillante lettura. Volevo chiedere. Abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto perché è nato il testimone imperfetto il commissario di pubblica sicurezza Alberto Farina. Avremo la possibilità e la fortuna di seguirlo in eventuali altre avventure letterarie o l'esperienza del commissario Farina si conclude qui? Io ho fiducia in questo, cioè spero di ritrovare presto una nuova opera. Per potervi invitare con una sera e te. Grazie. Io quando ho cominciato a scrivere, allora scrivere è sempre stata la mia passione, che ho messo un po' nel giornalismo, poi per tanti anni fino alla soglia dell'anzianità non avevo niente da dire di intelligente per fare qualcosa di più rispetto a appunto a quello che si fa in campo giornalistico. Poi mi è venuta un'idea per fare il mio primo romanzo e poi sono andato avanti. Adesso è una sessione che dolcemente mi perseguita e che è la cosa più importante della mia vita professionale. Qual era il meccanismo che voi trovate sia in... come si chiamava il primo? Dannati per sé. Questo, non c'è bisogno di dirlo, è un giallo. Non è un thriller, attenzione. Non troverete, tranne la prima scena che è cruenta, ma non è una cosa che vi farà paura, non dormirete. Vi farà stare svegli, spero, perché c'è da scoprire qualcosa.
Allora, anche per Dannati per sempre c'era da scoprire qualcosa. Lì c'era un critico letterario che diventava un commissario perché doveva risolvere un altro enigma. Chi è che si nasconde dietro uno pseudonimo con il quale un autore misterioso firma un bestseller che vende centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo? E quindi c'era questo percorso di svelamento, le tracce, le cose, eccetera, eccetera. Questo, dicevo, un giallo, ma non è un thriller, perché non è nella mia cifra fare un thriller. Ci sono maestri di thriller, non è che arrivo io e pretendo di rubare il mestiere a Donato Carrisi, non è un'altra cosa. Però sono convinto che il giallo, cioè dove c'è un mistero da risolvere, sia un meccanismo che aiuti e favorisca la lettura. Noi sosteniamo che in Italia si legga poco, è vero, scoprirete una cosa divertente nel libro, spero assieme ad altre. Il popolo di maggiori lettori, il luogo in cui si legge di più al mondo è l'Islanda. Io non l'avrei mai detto, sono... non ha niente da fare, tu dici, no, sono 500.000 persone, ma leggono, hanno questa tradizione meravigliosa la notte di Natale di regalarsi libri. Questo per noi sarebbe... questa cosa si chiama un nome impronunciabile che trovate nel libro, si regalano i libri e passano la notte di Natale a leggerlo. Questa è una cosa folle per le nostre abitudini. No? Allora, dicevo, in Italia si legge poco. Che cosa possiamo fare noi per aiutare la lettura? Scusate la volgarità, non rompere i coglioni, cioè non dobbiamo fare dei libri che sono pesanti. Il giallo aiuta perché il lettore si immedesima dal punto di vista del commissario. Tra l'altro questo è scritto in prima persona al presente, cioè siamo nella testa del commissario. Ma è un giallo che io definisco esistenziale, tanto le categorie si possono inventare, non c'era un giallo esistenziale, non in avanti ci sarà. Questo è un giallo esistenziale perché c'è il sottofondo è quello della risoluzione di un enigma, ma c'è tutta la vicenda esistenziale della protagonista che ha quel deficit e che vi ho detto come lo affronta, con che piglio, con che consapevolezza. Quindi, per venire alla domanda di Elena, volevo scrivere come terzo romanzo un bel polpettone amoroso. Sì, no, volevo fare qualcosa che partecipasse, non lo so, allo Strega, al Bancarella, qualcosa del genere, tutte quelle cose piene di retorica. Di cose. Dopodiché, forse rimarrò fedele almeno per una volta a questo tipo di impostazione, perché qui troverete tanto anche del primo libro, cioè il mio mondo è il mondo dei libri. Anche qui tornano i libri, l'omicidio avviene in una casa editrice, ci sarà un fatto di cronaca internazionale legato al mondo dell'editoria che è clamoroso, è un fatto realmente accaduto, lo troverete qua. Mi piace il mondo della gente che ama la lettura, quindi è molto probabile, ho un'idea che ha contribuito a darmi proprio Elena, di un altro caso realmente accaduto, del quale non mi estorcerete nemmeno una parola, che è una storia molto bella, una parte di questa storia è realmente accaduta, dopodiché su quella storia lì potrei avere intenzione, se riesco a metabolizzarla, di fare la seconda puntata della vita del commissario Farina, che lascia un poco di cose irrisolte a partire dal suo rapporto con la fidanzata che lo lascia per un altro, e vabbè, questo succede. Il commissario Farina. Scrivere le cose che pensa il commissario Farina, la parte maschile, le parti maschili del romanzo, o quelle femminili, o quantomeno come
anche nell'altra parte si è una domanda intelligente. Non so come ti sia venuta, ma ovviamente, sicuramente, perché è molto semplice che l'autore uomo trovi solo dei protagonisti, ma siccome io adoro le donne perché ritengo che siano più intelligenti degli uomini, gli uomini non me ne vogliano, perché sono più complesse, sono istintive ma riflessive, volevo avere la protagonista femminile. Sono loro due i protagonisti, il commissario e la donna. Poi c'è una terza figura femminile bellissima che è Lucia Santi, una giornalista del Corriere della Sera, anche lei molto, molto forte, molto dura, fa quello che vuole, scrive quello che ritiene sia giusto scrivere, perché ha la schiena dritta, non fa concessioni, eccetera, eccetera. Quindi sono due le figure femminili. È stato difficile. Ho provato a calarmi nella testa e nel cuore di Martina Saggesi. Non so se ci sono riuscito, me lo direte voi. Non c'è, io almeno io non ho fatto un'operazione particolare. È venuta così. Pensavo che quel personaggio. E adesso vi dico anche perché, vi confesserò questa cosa che troverete solo nell'ultima pagina nella spiegazione. Mi raccomando, non andate per errore nella cosa finale, sì, il capitolo si chiama Per finire, perché la prima riga di quel capitolo lì smaschera una cosa che vi arriverebbe il piacere della lettura. Ma questa cosa ve la posso dire, non rovina niente. Chi è per me Martina Saggesi, cioè la protagonista che soffre di prosopagnosia? Un'amica, una persona con la quale io lavoravo, un giorno viene da me e mi confessa di soffrire di prosopagnosia. Io avevo lavorato con questa persona per più di 10 anni, ovviamente non sospettavo minimamente, anche perché non sapevo dell'esistenza di questa patologia. E lei viene sorridendo, una volta mi dice: "Ah, Nicola, sai, ti devo dire una cosa. Dimmi, io non riconosco le facce, faccio di quelle figure", e ride. Ma io non so cosa, non capisco subito a che cosa si riferisse. Dico, ma in che senso non riconosci le facce? Sei poco fisionomista? Anch'io dico, io senza occhiali non vedo. No, ma è tutta un'altra cosa, non c'entra. Non è che sono poco fisionomista, ho un deficit percettivo che si chiama prosopagnosia, in base al quale io non riconosco chi vedo. Io non sapevo, credetemi, in quel momento ho provato un grande imbarazzo, cioè questa persona mi stava confessando un segreto abbastanza inconfessabile, cioè mi metteva parte di una cosa intima sua e io non ho avuto un attimo di difficoltà. Poi lei mi ha suggerito il giusto comportamento, rideva di questa cosa e mi ha raccontato 2 o 3 episodi in cui si è trovata coinvolta, scambiando le persone, cioè non, al lavoro gli si presentava davanti uno e diceva: "Ecco, e allora voglio parlare con quello", e lei dice, non poteva dire a questa persona: "Scusi, ma lei chi è?" E quindi mi ha raccontato una serie di episodi, ma lo faceva, mentre lo faceva sorrideva di se stessa, e quello mi ha spinto a, siccome questa ragazza, questa persona, la conoscevo da tanto tempo, sapevo com'era, com'era fatta, come si comportava, forse, per venire alla domanda di Nanni, mi ha aiutato la conoscenza della mia vera testimone imperfetta. Però non so per il resto come si faccia a calarsi, però di sicuro lei mi ha suggerito che, nonostante, mi ha suggerito la strada, cioè io soffro di questa cosa, pazienza, mi è capitato. Nella vita c'è una soluzione, un problema grande, basta scomporlo in tanti problemi più piccoli per provare a risolverlo. L'assassino chi è? No, grazie.
Hai avuto un edito? Sì, certo, ho avuto un edito. No, sì. Dicono così che adesso non tutte le case editrici hanno gli edito. Una casa editrice minimamente seria non può pubblicare un romanzo senza... poi questo è un romanzo complesso, nel senso è lungo, però anche la lunghezza non vi scoraggi. È scritto anche grande, perché la Minerva è una casa editrice minore, diciamo, non è, ma è seria. Avrebbe potuto fare, anziché 520 pagine, 300-350, basta scrivere piccolo così e mettere chi legge in una situazione di disagio. Invece c'è una bella leggibilità. Io penso che ogni romanzo abbia un suo ritmo, abbia un cuore che pulsa. Io per lavoro sono appena tornato da Stromboli, dove ho avuto la fortuna immensa di assistere all'eruzione del vulcano. Quando si arriva in questa piccola isola, minuscola isola, si vede il rispetto che le persone del luogo hanno nei confronti del vulcano, che chiamano Iddu, attribuendogli quasi una personalità, ok? Cioè, è una persona. E a un certo momento noi a Luna eravamo in un ristorante a mangiare e ho sentito il battito del vulcano, cioè questo borbottio che è improvvisamente diventato sempre più forte finché c'è stata un'esplosione. E poi questa nuvola di fumo che nel giro di 10 minuti ha trasformato il giorno nella notte. Sembrava quasi un uragano, ha oscurato tutto. Ecco, io penso che tutte le cose abbiano un loro ritmo, una loro anima. Allora, se uno scrive un romanzo che è pubblicato, diventa di 520 pagine, è perché il ritmo e l'anima che l'autore vuole mettere in quel romanzo lì richiedeva quella lunghezza. La mia casa editrice avrebbe potuto dire: guarda, noi te lo pubblichiamo, ma devi farlo 200 pagine più breve, perché ci costa di più così. Oppure ti riduciamo il carattere. Ma hanno capito, rispettando prima di tutto il lettore, hanno capito che c'è dentro un tentativo, che io non so se è riuscito, ogni lettore poi lo valuterà. E una delle cose che chi scrive un romanzo deve fare è mostrare e non descrivere. Cioè, descrivere una scena per chi sa usare le parole è semplice. Alla presentazione di Salso Maggiore, Nicola Caratopoulos, che era andato, che da Salso Maggiore era andato via 35 anni fa, ha trovato tanti cari amici e tante persone che sono venute a salutarlo in occasione della sua premiazione. Questo è descrivere una roba. Se io voglio raccontare invece la scena, non potrò fare questo tipo di approccio. E allora dirò: una sala meravigliosa, affrescata, le persone sono sedute, cioè, non so se mi spiego, devo portarli a vivere e venire con me dentro la scena. Questo è più lungo, può essere anche un po' più apparentemente faticoso, soprattutto l'inizio, come tutti i romanzi, questo poi decolla dopo un certo momento, credo che decolli, spero, se no mi ammazzo. Però ecco, abbandonatevi al ritmo della lettura, ma non di questo, di qualsiasi libro. Perché chi l'ha scritto voleva, con la lunghezza del romanzo, significare uno stato d'animo che aveva nel momento in cui lo scriveva, e pensava che solo attraverso quel numero di pagine sarebbe riuscito a regalare a chi poi lo avrebbe letto delle sensazioni, quelle sensazioni che lui cercava di descrivere. Quindi la fretta è una cattiva consigliera. Io parlo, ma sono un piccolo fretta. Certo. No. Non volevo interromperla, è che mi è venuta la domanda. Parlando del tempo e del ritmo del libro, l'edito in questo, come ci entra? Perché come dite voi così che scrivete, l'edito corregge oppure consiglia oppure parla con lo scrittore. Volevo appunto sapere se non può rompere, diciamo... Io ho avuto anche delle litigate furibonde con la mia editor, che tanto per cambiare, una donna fortissima e meravigliosa, cioè proprio siamo diventati amici, è stata lei già aveva, diciamo, preso in mano Dannati per sempre.
Prima di tutto devi avere una grande fiducia, perché tu metti in mano quella che in quel momento è la tua cosa più preziosa. Io per indole non dico che sono timido, ma non mi piace mettermi in mostra. Voi pensate che io ho iniziato il mio lavoro in televisione e ho fatto per 2 anni, 3 anni le esterne mettendo la faccia, poi ho preferito stare dietro e fare l'organizzazione del lavoro, perché è una cosa che non mi piace, non mi piaceva essere riconosciuto, la gente ti chiedeva gli autografi, ma faccio un lavoro come tanti altri, non mi puoi chiedere l'autografo, allora ho preferito, quindi per indole sono un po' restio. Qui parlo perché mi trovo bene con voi, non è che è sempre così. Quindi nel momento in cui tu scrivi una cosa, e ci ho messo 3 anni per scrivere questo libro, perché naturalmente richiedeva delle conoscenze, delle letture, sia mediche, per poter capire che cos'è la prosopagnosia, per non prendere in giro chi legge, quindi ho parlato con medici, ho letto dei saggi sul tema, e poi per approfondire tutto l'aspetto criminologico, dove Elena Pagani ha avuto un ruolo fondamentale. Quindi c'è tanto lavoro. Nel momento in cui tu pensi di essere arrivato in fondo e lo licenzi, hai imbarazzo, avrò rispettato le aspettative di chi poi lo leggerà. L'editor in quel momento è la tua coscienza critica, cioè ti dice, se c'è questo rapporto di fiducia, ti dice le cose come stanno, se no non faccio lavoro. Lei lotta per affermare i cambiamenti che vorrebbe affermare, ma mi deve convincere, e io lotto per dimostrare che lei sta dicendo delle cose che non sono vere, no? Poi lei ha studiato. Lei naturalmente... L'editor sente quello che... Sì, ma l'editor, una brava editor, tutte le cose che possono essere controvertibili, cioè che se le va a vedere. Voi, adesso io questa cosa non ve la posso dire, ma lei, io avevo scritto una cosa, vabbè, adesso è difficile anche dirlo perché non ve la posso dire, no. Però si è talmente documentata per che ha pescato il mio errore, che nessuno avrebbe pescato, nessuno. Ho detto, no, guarda, che questa roba qui è esattamente il contrario, ma dai, che perché si era andata a informare. Dopodiché, per esempio, abbiamo avuto una discussione sullo stile di questo libro. Siccome io mi diverto a non inventare, sperimentare, ok? L'altro era scritto in terza persona al passato remoto. Questo, come vi ho detto, è al presente e in prima persona. È proprio per cercare di far entrare il lettore il più possibile nella storia, ho fatto delle frasi assolutamente brevi, destrutturate, fin troppo brevi. Non solo la mia editor, ma anche chi l'ha letto, mi ha fatto questo appunto, mi ha detto, guarda, lo scrittore ha sempre ragione, ma secondo me all'inizio, poi si va, no, a parte che lo scrittore non ha sempre ragione, semmai il contrario, secondo me è il lettore che ha sempre ragione, nel senso che se tu non ti fai capire o non riesci ad arrivare allo scopo, vuol dire che perlomeno la colpa, vogliamo dire che è il 50%, quindi non ho sempre ragione. Questo è un insegnamento che io, oramai da anziano giornalista, trasmetto sempre ai ragazzi che vengono da noi, per esempio negli stage. Voi non so se ricordate lo stile di scrittura di Indro Montanelli o di Enzo Biagi. Non parliamo delle idee delle persone, ma di come scrivevano, in una maniera straordinaria. Ma com'era il loro stile? Ve lo ricordate? Semplicissimo. Un giornalista che scriva in maniera elaborata per far vedere quanto è bravo, quanto è bello, quanto ne sa, è un idiota, non è un giornalista. Nel termine servizio, che sia giornalistico, della carta stampata o televisivo, io ci leggo veramente quello che l'etimologia del termine ha,
servizio, cioè tu sei a servizio di chi sta leggendo quella cosa là. E se la gente non capisce, è colpa tua, non è colpa di chi legge. E io quando leggevo Montanelli o Biagi capivo perfettamente, anche se ti davano magari l'interpretazione della situazione politica italiana, e che invito tutti a capire la situazione politica italiana, allora come adesso. Eppure capivo, perché le frasi erano semplici, e non è che si può dubitare che Biagi o Montanelli fossero degli idioti, no? Perché scrivevano in maniera semplice. Quindi l'editor è fondamentale, devi avere molta fiducia. Io devo dire, siccome non sono presuntuoso, ho seguito quasi tutti i consigli che lei mi ha dato nella cosa del libro. Abbiamo avuto anche delle diatribe, perché ovviamente nel momento in cui ti accorgi che allora ti imponi. Poi lei mi dice, naturalmente sei tu che firmi il libro, scrivi quello che vuoi, però è una figura fondamentale. Grazie. Grazie a lei. Va bene, io non voglio contenermi ancora, starei qui. È stato veramente un piacere, ci vediamo fra 3 anni circa. È il tempo di gestazione.